Faremo insieme il tanto atteso portamonete. Sul gruppo Facebook Creando con Luci mi avete eh, chiesto ehm, di farvi vedere come ho fatto i miei tanti portamonete. Io oggi ve lo farò vedere con la chiusura da 8 ma eh, vi darò le misure anche per la chiusura eh, da 12,5 cm quindi comunque vi do tutte le indicazioni per fare sia quello più grande che questo qua piccino avremo bisogno di una chiusura eh, click lack che potete trovare sulla, sullo shop un filo di passione troverete sia queste piccine che anche quelle un po più grandi vi sono veramente molto belle il filato invece l'ho acquistato da italia artisan e della ice ice yarns eh, ed è un macramé cord. uso questo cordino per i portamonete perché è molto molto morbido e per le creazioni piccole lo ritengo migliore di un cordino quale potrebbe essere lo suon, il tai insomma, che sono leggermente più ehm, duri e più spessi. Questo cordino è veramente molto sottile. Userò inoltre, e ovviamente questo cordino lo trovate da Italia Artisan, userò un uncinetto numero 3, un ago da lana, un paio di forbici e ovviamente un metro per poter misurare poi l'altezza della nostra. Click -clack. inoltre, volevo dirvi che questo video è fatto collaborando con la mia amica Silvia di Uncinetto. D'argento il canale youtube uncinetto d'argento l'abbiamo tra virgolette ehm, fatto insieme ehm, mi ha dato lei le direttive per fare il mio primo porta portamonete perché volevo fare il portamonete con una particolarità quindi usare una click tonda con fondo rettangolare quindi lei che è molto più esperta di me in queste cose ehm, mi ha eh, dato le dritte per poter capire come partire per poter adattare un fondo rettangolare ad una click eh, rotonda ovale, insomma, comunque non una click quadrata. Quindi ringrazio molto Silvia per il suo aiuto, e ora direi che eh, partiamo subito con il tutorial. Come spiegatomi sempre dalla mia amica Silvia, per eh, calcolare quanto fare grande il fondo rettangolare per una click tonda, bisogna disegnare un rettangolo immaginario all'interno della nostra chiusura, click clack. Quindi, che sia quella più piccola, quella più grande, qualsiasi misura, è sempre lo stesso procedimento. Quindi andremo a ehm, eh, disegnare una linea immaginaria che copra questa dimensione. Quindi in questo modo, quindi questa parte sarà quella che noi andremo a a coprire con il nostro ehm, fondo. Rimane molto più piccolo. Vedete che rimane comunque un fondo piccino. Adesso appoggio qua un attimo questi così si capisce. Il fondo rimane molto piccino, quindi questa è la eh, porzione di chiusura che va coperta, perché poi risulterà molto più grande, uno, con il giro aggiuntivo di bordo, due, perché girando tutto attorno si avrà comunque la misura della nostra eh, click. Ora però vi do ovviamente le misure che ho... Ehm, che ho io per le mie due clic, quindi sia quella da 8 cm che quella da 12,5. Per il portamonete con chiusura 8 cm, quindi il più piccolo, io ho avviato 12 catenelle più una per alzarmi in questo modo. Ora vado a fare tutto un giro di maglia bassa sulla mia catenella, quindi andrò a fare 12 maglie basse. Vedete, è molto morbido questo cordino da, da lavorare, veramente molto molto morbido. Per quello che ve lo consiglio eh, per fare queste piccole creazioni, perché è veramente molto facile poterlo utilizzare. Si gestisce molto bene. Fate quindi le mie 12 maglie basse, faccio una catenella, volto il lavoro, entro nella primissima e vado a fare il mio secondo giro di maglie basse. In totale dobbiamo fare 4 giri. Ecco cosa avremo al termine del quarto giro, una strisciolina che è molto molto piccina, ma eh, ovviamente adesso andremo a fare il tutto il perimetro attorno, quindi si ingrandirà, però vedete che se noi appoggiamo la nostra clip, questo è quello che dobbiamo avere prima di fare il giro di bordo. Quindi ora, una catenella, voltiamo e andiamo a fare un quinto giro, che sarà ovviamente quello di bordatura, quindi o bordura. Come, come volete adesso lo facciamo molto velocemente insieme tanto sono 12 maglie basse arriviamo nell'ultima facciamo la maglia bassa una catenella, rientriamo nella stessa e facciamo di nuovo maglia bassa. Ora andiamo a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa che incontriamo lateralmente. Quindi 3-4 e ovviamente saranno 5 perché avremo, eh, come si dice, una, eh, un giro in più. Il quinto che è quello di bordo. Quindi entriamo sotto la catenella iniziale in questo modo facciamo la nostra eh, maglia bassa una catenella rientriamo io entro un po sotto così da non fare il buchino vedete eh, non entro proprio in questa entro un pelino sotto proprio per evitare che faccia il buchino dopodiché andiamo a fare ovviamente contando anche ovviamente la prima questa sarà la seconda le 12 maglie basse sotto vi consiglio quando iniziate per far sì che non rimangano buchi lavorando sul sotto della catenella di lavorare prendendo solo un filo della catenella così da lasciarne due vedete adesso vi faccio vedere se io entro non ho un filo della catenella ma ne ho due ci aiuterà a evitare che faccia i buchi prendendo poi ovviamente da questo lato del lavoro per agganciarci a fare la maglia bassa in questo modo quindi facciamo le nostre 12 maglie basse siamo nell'angolo quindi facciamo maglia bassa catenella rientriamo e facciamo scusatemi è scivolato di nuovo una maglia bassa quindi sarà la prima ne andiamo a fare altre 5 1 2 E 4, ovviamente, perché una l'avevamo già fatta nel bordo, facciamo una catenella e con una maglia bassissima ci agganciamo sulla prima del giro. Ora, aspetta, è un po' storto, eh? mi sono agganciata storta. Lo rifacciamo insieme perché. Se no viene stortino, tanto sono 5, non ci uccide nessuno e non ci corre dietro nessuno, quindi sono 1, 2, ne avevo saltata una per quello che veniva storta 3, 4, 5, ecco adesso è dritta, catenella e chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima catenella ecco qua adesso vi faccio vedere sulla chiusura che cosa avremo vedete questa è proprio la porzione che dobbiamo coprire ora andremo a lavorare tutto attorno quindi facciamo ora subito un giro di maglia bassa in costa quindi faccio la catenella per alzarmi la Ecco qua. Facciamo una maglia bassa in costa, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10 11 e 12, vedete? Presa in costa viene questa righina qua sulla costa avanti. Lavoriamo anche la catenella fatta nell'angolo, non faremo più aumenti ed ora giriamo tutto attorno al nostro fondo, quindi senza fare aumenti Lavoriamo tutto fino ad arrivare sempre in costa, quindi prendendo solo la catenella dietro, non tutta la catenella. Lavoreremo in, lavoreremo in costa attorno a tutto il perimetro fino ovviamente a ritornare alla partenza. Al termine di questo giro dobbiamo avere 30, 38 maglie basse. Fatte le nostre 38 maglie basse in costa retro, io ora inizierò a lavorare a spirale perché a questo punto vedete il fondo risulterà così. Adesso non piega ancora benissimo, ma il fondo risulterà così. Andiamo a lavorare quindi tutto attorno lavorando a spirale, così non avremo nessunissima ehm, segno di giunzione quindi invece di chiudere con una maglia bassissima sulla prima eh, maglia di inizio giro io entro quindi senza nessuna catenella entro e vado a lavorare la maglia bassa non più in costa ma una semplicissima maglia bassa quindi d'ora in poi andremo avanti a girare tutto attorno fino a all'altezza che noi desideriamo ora io proseguo da sola e poi vi do indicazioni anche sull'altezza arrivata all'altezza di 6 centimetri e mezzo e per me sono 12 giri mi fermo sul lato corto vedete qua ho il lato corto perché inizio a fare un giro di maglia bassissima in costa retro in questo modo allora ogni maglia Prendo solo la costina esterna e faccio il mio giro di maglia bassissima proprio in questo modo. Quindi tutte le mie 38 maglie le vado a fare a maglia bassissima. Questo perché così avremo oh, un ottimo aggancio poi per la click rimane più rimane meno spesso per poi inserirlo all'interno della nostra clip. Quindi faccio tutto questo giro e quando arrivo alla 38 esima maglia ci rivediamo per vedere come si chiude. Arrivata a questo punto, vedete, mi sono fermata nella eh, maglia precedente all'inizio della maglia bassissima in costa tiro il mio filo in questo modo facciamolo un po' lungo altrimenti poi facciamo fatica a nasconderlo tagliamo lo tiro tutto lo infilo nell'ago da lana in questo modo Entro nella prossima catenella così, vedete, anzi no da dietro, scusatemi, in questo modo prendo tutta la catenella successiva, ci passo sotto ed entro al centro proprio qui. Quindi vado a fare diciamo una finta catenella, vedete perché così non si vede dove abbiamo eh, terminato. Rivolto un pezzettino e vado a nascondere il mio. Cordino in questo modo così non scappa. Facciamo insieme così vedete anche come nascondo i fili perché molte volte mi chiedete anche questo: come nascondo i fili? I fili li nascondiamo così proprio. Scendiamo per qualche centimetro di filato in modo che se dovesse scappare via in qualche modo non vi si disfa tutto il portamonete. Vedete, entro proprio sulle retro delle maglie in questo modo penso che così possa bastare ecco qui taglio ed ho nascosto ecco qua il nostro filo ora abbiamo questo tradiziamo un attimino perché lavorandolo si storta tutto Ora che abbiamo questo andiamo a fare l'operazione tanto temuta da tutti, andiamo a cucirlo. Ovviamente mi ero dimenticata di dirvi che serve un ago da cucito e io mi sono munita di filo di nylon, io uso quello per pescare da 0,20 mm. Ehm, devo dire, ho preso questo che eh, tiene fino a 4 kg e oltre, perché così... Non rischio che mi si tagli, quindi vado a infilare il mio filo e vi faccio vedere come si cuce la click. Come vedete il mio portamonete entra perfettamente nella click, anzi devo dire la verità, rimane anche leggermente più strettino, ma meglio perché così non farà eh, nessun difetto. Ora io vado a posizionare la click, vedete questo è il lato corto, la click la posiziono al centro del lato corto e quindi sarà al centro anche dall'altro lato tirandola poi si, si unisce bene se voglio eh, bloccarla non faccio altro che mettere eh, da questo lato quindi dal lato che non vado a lavorare in questo momento posso andare a mettere degli spilli per tenerla ferma ecco in questo modo così siamo sicuri che non scivola via vedete Blocchiamo, io bloccherò giusto uh, questo lato, così sono sicura che non scivola e non mi si sposta. E io ovviamente, beh, scapperanno via comunque, eh. vado inizio a cucire l'altro lato, quindi faccio entrare il cordino in questo modo. Guardate, io li tolgo intanto gli spilli, vi ho fatto vedere, ma li tolgo perché mi trovo più comoda senza, rischio di infilzarmi mentre lavoro. Quindi ho infilato doppio il mio filo della canna da pesca, entro nel primo buchino in questo modo ed esco. Non lo tiro ancora tutto, entro in quello, nel buchino a lato e entro qua all'interno del filo per tirare il nodo in questo modo. ecco qua. Rientro sempre nel primo forellino così. E qui siamo fissati, poi andrò a togliere l'eccesso. Entro nel secondo forellino, in questo modo entro. Dopodiché, vedete qui c'è la maglia, c'è proprio la, la righetta dietro della maglia. Io tiro su, vediamo se riesco a farvelo vedere. Tiro su proprio quella maglia e rientro nel foro in modo che me lo fissi proprio bene. Rientro nel foro in questo modo, quindi passerò due volte in ogni buchino, quindi rientro nel buco successivo, una volta da fuori verso dentro, la seconda volta mi tiro su una maglia e rientro in quel foro, di nuovo in quello successivo, entro, tiro sotto la maglia, vedete in questo modo, entro proprio nella stanghettina qui, entro rientro nel mio forellino ora non lo trovo più ecco qua in questo modo quindi passo così in ogni forellino quindi due volte io passo direttamente due volte così mi evito di fare due giri altrimenti se voi non vi trovate dovrete fare almeno due giri per evitare poi che vi si smonti la click dal vostro eh, portamonete. Allora, ecco qua. sono presa d'entro nella rosellina. Ecco qui. Vado avanti un pezzettino e ci ritroviamo più avanti. Ed ecco qua il mio portamonete finito. Io sono andata avanti a cucire da sola, ma eh, ovviamente il procedimento è quello che vi ho menzionato. Vedete che troverete questo questa bitina che è quella della chiusura deve stare proprio al centro del lato corto vedete qua, Tutto, ecco qua. se lo piego si vede che è al centro è che se è messo così bombato di qua si vede meglio vedete è perfettamente eh, cucito anche la cucitura vedete poi come si tira dentro bene tutta la chiusura ecco in questo modo ed ecco l'ho chiuso, è veramente veramente grazioso. Allora, io l'ho fatto col fondo rettangolare sul canale di Silvia, quindi su uncinetto d'argento. Lo troverete eh, uguale fatto con il fondo rotondo. Infatti, inizialmente eh, li avevo provati con fondo rotondo, ma volevo una forma che fosse un po' più piatta. E quindi ho deciso di farlo con fondo rettangolare l'amica silvia ovviamente mi ha aiutata tantissimo a capire bene come si faceva un po' il calcolo per adattare il fondo rettangolare ad una chiusura eh, tondeggiante ovviamente questo metodo va bene anche per la chiusura rettangolare ora eh, per questo piccolo per l'appunto siamo partiti con 12 maglie basse per 4 giri più il perimetro trovandoci con 38 maglie da lavorare poi a spirale per 12 13 14 giri questo qua sono 12 vedete rimane un po più tozzino se lo volete un po più alto potete tranquillamente allungarlo mentre quello da con la chiusura da 12,5 centimetri lo inizierete con 18 catenelle più una che servirà per fare la prima maglia bassa quindi eh, 18 maglie basse per 10 giri più il perimetro e poi salirete eh, io quello grosso, eh, quello più grosso, quindi con la chiusura da 12,5 lo faccio alto più o meno 10-11 centimetri. Eh, adesso i giri non, non li ricordo, però io lo misuro proprio col centimetro non conto i giri io spero che questo ehm, tutorial vi sia piaciuto spero di essere stata esaustiva nelle spiegazioni eh, vi invito a andare a vedere il canale di silvia uncinetto d'argento dove troverete il portamonete con fondo tondo e, e tantissime altre bellissime creazioni eh, quindi saluto silvia vi invito ad andare a guardare lo shop Italia Artisan per il cordino, lo shop Un Filo di Passione per le chiusure click clack, ci sono queste e molte altre bellissime chiusure, venite a trovarmi sul gruppo Facebook Creando con Luci, lasciatemi tanti like, un bacione grande, ciao ciao da Luci al prossimo tutorial, a presto!